Sono Valentina della Fattoria Didattica La Piccola Campagna. Oggi facciamo insieme un aquilone. Abbiamo bisogno di carta da pacco, colla, canne di bambù, la parte finale più leggera, spago, stoffa, forbice, matita, righello e dei fiori per decorarlo. Posizioniamo le due canne di bambù più lunghe mettendole a croce e le fissiamo nella parte centrale con un pezzo di spago. Posizioniamo i quattro bastoncini ai lati dell'aquilone e li fissiamo con lo spago. E andiamo a tagliare la carta tenendo 4-5 cm di margine per ogni lato. Ripieghiamo i bordi e li fissiamo con la colla. Leghiamo lo spago che sarà la coda del nostro aquilone. Annodiamo delle stoffette di cotone per decorare la coda. Giriamo l'aquilone e decoriamo con i fiori essiccati. In alternativa alla carta possiamo utilizzare delle stoffe, l'importante è che siano leggere. Leghiamo uno spago per ogni estremità e li fissiamo insieme al centro, da dove poi partiremo con un altro spago più lungo che servirà all'aquilone per volare. Ecco finalmente il nostro aquilone! Pronti per volare?